sa di me. Studenti palestinesi? No, non solo. Sì, c'è un gruppetto di palestinesi, però diciamo che chi si è fatto promotore così sono più italiani in realtà. Va bene, possiamo, sì, comunque, iniziamo poi così. Visto diciamo che abbiamo qualche dato concreto, in Piazza Castello, davanti a Reggio, senza raccontare la ricerca in sé. Ciao altro compagno. Ciao. Senza raccontare la nostra ricerca in sé, dico subito i risultati. Quindi in data di 6 settembre Concettino Balconcino riesce a mettere su un programma fatto di MCCS Panclirico. Davanti ci possono stare 500 persone, ho contato metri quadri, eravamo lì a controllare. E quindi già la folla da questa parte, cioè sarebbe figo intasare l'incrocio tutto e avere 10.000 persone, va bene, non succederà, non importa. In questo caso bisogna essere furbi, dato che un po' di esperienza purtroppo ce ne abbiamo. Non bisogna intasare questa piattaforma di cose, perché è difficile tutto. La gestione deve essere tre persone che chiacchierano davanti e quando si spostano, cazzo, ma questi dove escono? Quindi noi piazziamo ampli per chitarra, cassa per la voce sull'ampli del chitarra, su una specie di, che io faccio sparire in 32 secondi, abbiamo fatto e batteria pure. E quindi noi abbiamo un... e da lì si svolge tutto. Io farei tipo, raduno, mettiamo così, parlo adesso alle 6, raduno, si monta tutto veloce, qualche striscione, quello che siamo. L'hanno espulso già da due università, quindi... è un rappresentante, è un rappresentante che bisogna prendere con le pinze, perché ben che ha ragione, comunque non è un esempio da giovane esemplare, no?